L'associazione Il Giangurgolo di Caulonia, in collaborazione con la Regione Calabria, il Comune di Caulonia, le cooperative promotrici dei laboratori artistici, le associazioni del territorio e tutti i cittadini privati hanno presentato nel corso di una conferenza stampa il Carnival Caulonia 2023, un evento ricco di musica, arte e divertimento. I festeggiamenti inizieranno con il tradizionale ballo in maschera il 18 febbraio, continueranno con la farsa carnevalesca La Signora col Cagnolino a Orsini di Caulonia, e si chiuderanno con il corteo di carri allegorici e la sfilata in direzione Placanica. Allora, questa iniziativa è un qualcosa di molto bello ed importante che sta accadendo a Caulonia, perché stiamo cercando di dare continuità ad un progetto che è iniziato diversi anni fa. Allora noi vorremmo ringraziare in maniera particolare tutte le associazioni e tutte le cooperative che hanno collaborato in questa realizzazione di Carnival Caulonia 2023, e il Comune di Caulonia e la Regione Calabria che ci hanno supportato e ci sono stati vicino in questa creazione della manifestazione. Noi vorremmo, insomma, invitarvi a partecipare, perché sarà sicuramente un evento e un calendario ricco di singoli eventi, a partire dal 18 con il ballo in maschera insieme ad Armando Quattrone e a Melo DJ, a seguire il 19 con Rafaelito, tutte le scuole di danza e di intrattenimento, la palestra di Emi, atletica leggera, pallavolo, il CSPR, tutte le realtà che vivono la nostra comunità presenti, a seguire ancora il 21 la mattina a Caulonia Marina con la sfilata carnevalesca e il pomeriggio a Placanica, perché abbiamo cercato di puntare oltre i confini comunali. E allora vi aspettiamo a Caulonia per Carnival Caulonia 2023, non mancate. Siamo felicissimi oggi di aver presentato il Carnevale di Caulonia, che dopo un periodo di stop, visto il periodo pandemico che ci ha visti interessati tutti, naturalmente siamo rimasti più isolati. Il ritorno invece nelle piazze, quindi a sfilare all'interno del nostro bellissimo centro storico, è qualcosa di veramente straordinario. E beh, infatti abbiamo chiamato in raccolta tutte appunto le associazioni e abbiamo condiviso la volontà di riportare questo momento di gioia all'interno del paese, soprattutto rivolto ai più piccoli, ai bambini, che con la loro creatività, grazie ai laboratori che sono stati attivati, con cui abbiamo chiesto delle collaborazioni, ovviamente si sono resi la parte, il cuore pulsante, partecipante appunto di questo carnevale. Un grosso ringraziamento particolare va naturalmente a tutti gli artisti delle varie associazioni, ma anche singoli artisti che veramente grazie alla loro creatività daranno appunto hanno dato vita a dei carri veramente straordinari che sfileranno appunto lungo le vie del nostro bellissimo centro storico qui appunto a Caulonia. Grandissime collaborazioni, quindi sinergie, questo è un qualcosa di fondamentale per le comunità, proprio per la ricostruzione di un tessuto sociale che è importante appunto ripartire dopo questo stop forzato. Siamo veramente contenti anche per altre collaborazioni che vengono da altre associazioni e da altri paesi. Grazie veramente per questa collaborazione. Invito anche tutti, oltre a quelle che sono le attività che si svolgeranno a Caulonia Centro, grazie alla collaborazione anche dell'associazione di Ursini Rinasce, dove ci verrà fatta una farsa carnevalesca e si terrà proprio nella frazione del nostro paese. Sarà veramente qualcosa di straordinario vedere quindi un ritorno a questa, oltre che allo spettacolo appunto del carnevale, ma anche a una importanza da un punto di vista culturale. Quindi vi invitiamo tutti a venire al nostro carnevale, al Comune Caulonia, e grazie a tutti, vi aspettiamo veramente sia per ballo in maschera, vi aspettiamo per la grandissima sfilata dei carri, naturalmente domenica nel nostro centro storico.